mia forza sì, la gioia del Signore, la mia forza sì, la gioia del Signore, la mia forza sì, la gioia del Signore è con me. Se senti questa gioia, canta con il cuore, se senti questa gioia, canta con il cuore, se senti questa gioia, canta con il cuore, la gioia del Signore è con me. Alleluia! Amici cari, fratelli, anche stamattina vogliamo condividere, bello, condividere la parola di Dio, alleluia. Non senti la parola di Dio e cambi, non senti la parola di Dio e subito passi oltre, clicca e rimani e ascolta ciò che il Signore vuole dire alla tua vita. In questo momento che tu sentirai questa registrazione, è importante, la parola di Dio ci arricchisce, quindi è importante, è la vita la parola del Signore. E il Salmo 23, l'Eterno è mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida verso lungue calme e mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Per collegarmi al canto la gioia del Signore, chi è guidato da Dio ha gioia, nonostante i problemi e difficoltà. Anche Davide aveva problemi. Quando ha scritto questo Salmo 23, Davide stava nei bisogni, nelle difficoltà, nelle sofferenze, nelle malattie, nella valle dell'ombra della morte. Lui sa però che la sua vita è nelle mani di Dio. Lui sa che ha un Dio meraviglioso, un Dio che guida, un Dio fedele, un Dio amorevole, un Dio onnipotente, un Dio che può tutto. Quindi quello che è importante è che noi dobbiamo anche noi essere guidati di Dio. Mi guiderà verso le acque calme. Secondo te, fratello, amico, Dio potrebbe mai guidarci nelle agitazioni? Ci potrebbe mai guidare verso il male essendo un padre? Se tu sei figlio e tu ti lasci guidare, Dio è il meglio per te e per me. Dio vuole darti e darci il meglio, però lo può fare solo se noi ci lasciamo guidare da Lui. Lo può fare solo se noi abbiamo quella voglia di sottometterci a Lui, quella voglia di fare la sua volontà, perché dice Dio che guida coloro che sono nello spirito. Coloro che sono nella carne sono guidati dalla carne, lo spirito prende a mano coloro che sono sottomessi, come Davide rispetto a Saul, che fu guidato dal suo cuore, il primo re di Israele, e non passò una vita tranquilla, serena, non passò una vita in verdeggianti pascoli, nelle acque calme. Se stai passando una vita tribolata, fermati, ascolta Dio, perché Dio vuole guidare la tua vita. Dio conosce il futuro, Dio conosce tu, Dio ti darà il meglio, vuole prendere la tua vita nelle sue mani. Dio vuole prendere la tua vita nelle sue mani per guidarla al meglio, perché nulla ti mancherà, Lui ti aiuterà e ti soccorrerà. Quindi mi guida, significa che Dio guida. Come? Attraverso la parola, Dio guida attraverso il suo Santo Spirito, guida attraverso i fratelli, attraverso il pastore, Lui guida. È chiaro che se tu ricevi lo Spirito Santo nel tuo cuore, lo Spirito di Dio attesterà tutti i consigli che avrai se sono da parte sua. Quindi quanto è importante, ci sono tanti problemi da vedere, tentazioni, prove, sofferenze da attraversare, che pensi che da soli noi riusciamo a voler cercare il meglio. Dice la parola di Dio, non ti appoggiare sul tuo discernimento, ma riconoscerlo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri, ti darà successo, rimetti la tua sorte nell'Eterno. E tu vedrai il successo, dirai Dio guidami tu, ti darai il meglio, ti darà l'abbondanza, abbondanza di pace, d'amore, di gioia, anche nei problemi. Lui ti darà forza e ti darà benedizione. Leggiamo qualcosa, innanzitutto è un pastore pieno d'amore. L'Eterno è il mio pastore,
Quindi un pastore pieno d'amore, pieno di compassione, lui ha dato la vita per noi, ha dato se stesso per noi, quindi lui se ha donato la propria vita non donerà tutte le altre cose, quanto è importante, ha donato la propria vita e per darci il meglio perché ci ama e ti ama, mentre il mondo non ti ama, gli amici non ti amano, le altre cose. Non pensare che il denaro sarà il tuo pastore perché ti può dare solo vizi, altro. Sì, da comodità, da tante cose, però non ci può dare la felicità, la gioia che ci può dare Dio. Dio, avendo Dio, ti può procurare tutti i bisogni, tutte le necessità e tutto. Quanto è importante la benedizione del Signore, obbedire a Dio. Isacco stava scendendo così nella carestia in Egitto, ma Dio dice rimani a guerra e io ti farò prosperare. Isacco ha obbedito, è rimasto a guerra, ha avuto prosperità, bellezza, benedizione, ricchezza, è diventato potente, lui ha prosperato perché ha obbedito a Dio. Tutta è l'obbedienza, non è solo alzare le mani, pregare, fare tante cose, ma l'obbedienza. Davide dice io lo seguo, lui mi guida e vedo la sua guida, vedo che tutto ciò che lui mi fa fare, solo quando ha sbagliato Davide che si è lasciato guidare dal proprio cuore, prendendo la moglie di Uria, ecco che lui ha passato problemi e difficoltà, perché è stato guidato non da Dio. Lasciati guidare da Dio, dalla benedizione. Innanzitutto dice Davide non ti mancherà nulla. Perché si segue Dio per fede. Non significa che noi dobbiamo così essere guidati e tutto va bene, tutto va liscio. Ci sono molte volte che avrai oppressione, persecuzione, lotte, proprio perché stai seguendo Dio. Proprio perché stai seguendo Dio stai avendo e potrai avere ostacoli. Il diavolo ti può ostacolare, gli altri ti possono ostacolare. Davide è stato ostacolato dai figli, è stato dalle mogli, è stato ostacolato da Saulo, dal suocero, dai suoi uomini, da tutti è stato ostacolato. Ma lui ha voluto ascoltare la voce di Dio, faceva ciò che Dio gli diceva e Dio l'ha fatto prosperare, nulla gli è mancato. Dio ha provveduto per lui vittorie, liberazioni, gli ha dato la forza per andare avanti. Ma anche la figura di Ruth, vediamo Ruth. Ascoltami Ruth, poi tu la conosci come personaggio dopo il libro dei giudici. Tu puoi trovare questa storia di questa moabita che aveva avuto come sposo un uomo israelita, ma che pensava solo alla mondanità e pensava solo alle cose di qua, curava solo il corpo, non l'anima e lo spirito. Anche il suocero Abimelech se n'è andato da Betlemme a casa del padre, avevano fatto una cattiva scelta e muoia Abimelech, il suocero, il marito, il cognato, e rimangono tre vedove. Orpa, una della cognata, si tirò indietro, ma Naomi decise di andare a Betlemme e Ruth dice io ti seguo, perché sapeva che Dio la stava spingendo, Dio la stava guidando ad andare a Betlemme, perché Dio gli aveva fatto capire che aveva un piano meraviglioso. Ricordati, Dio ha un piano meraviglioso per te. Segui quel piano di Dio. Non te ne scostare né a destra e né a sinistra. Segui totalmente, completamente il piano di Dio. Andò lì, non aveva casa, non aveva lavoro, non avevano nulla. Ma lei disse alla socia, lasciami andare nel campo. Dio mi farà trovare grazia. Fatto oggetto di preghiera. Dio le ha aperto le porte, Dio ha toccato il cuore di Boaz, l'ha fatta spigolare nel suo campo. Quanto è importante, Dio le ha provveduto un matrimonio, le ha provveduto un figlio, lei è stata chiaramente la bisnonna di Davide, lei è stata usata grandemente, ha messo fede, ha trovato Dio fedele, proprio perché ha obbedito a Dio, anche nei momenti difficili. Momenti dove non vedeva nulla, non aveva nulla, ma aveva la fede che Dio avrebbe provveduto.
Anche per te, se stai in momenti difficili, di carestia, di lotta, continua ad obbedire, vai sempre dove Dio ti manda, fai sempre quello che Dio ti dice, obbedisci alla voce di Dio, obbedisci alla parola del Signore, fai tutto ciò che Egli ti dirà e Lui aprirà le porte per te. Lui ti darà benedizione qui e ti farà sistemare di una vita soddisfacente, appagata, abbondante. Gesù ha detto: io sono venuto per darvi la vita e la vita in abbondanza. Ti darà tanta abbondanza di benedizione e ti farà ristorare l'anima. E dice infine: mi ristora l'anima, cioè mi dà forza. Con tutti i problemi che ho, io so che vado a Dio, mi dà forza nell'anima, non è il fisico, essere forte, come molti vogliono essere forti fisicamente, e poi nell'anima sono deboli, non resistono alle tentazioni, alle prove, alle difficoltà e anche le cose che gli vengono nella mente, le fortezze nella mente. Ma Dio ti dà forza. Se tu ti nutri di Dio, hai fame di Dio, se tu cerchi la presenza di Dio, cerchi la comunione fraterna, fai in modo che l'uomo interiore sia potentemente fortificato, Dio ti dà la vittoria sopra ogni cosa. Ricordati, puoi andare a Dio ora, in questo momento. Vai a Dio, se hai delle ferite nel cuore, se hai delle ansie, le paure, il panico, qualsiasi cosa, vai a Dio, vai alla fonte di bene, di pace, d'amore. Lui è la fonte. Signore, veniamo a te stamattina, che tu puoi intervenire, tu puoi dare forza. Tu sei il nostro pastore, ti scegliamo come pastore, pastore della nostra vita, del nostro cuore. Fa che tu possa portarci avanti, noi ci sottomettiamo a te, noi ti obbediamo, noi vogliamo seguire il tuo piano. Aiutaci a seguire il tuo piano, ora e per sempre, per eternità. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica.